Every night your line is busy. All that buzzing makes me dizzy, 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 dizzy. Couldn't count on all my fingers all the dates you had with swingers. Bentrovati ad una nuova puntata di Umbria News, il rotocalco di informazione, cultura e società ideato e realizzato dall'agenzia videogiornalistica VNews di Perugia. Apriamo la puntata parlando della seconda giornata informativa promossa dall'assessorato all'agricoltura della Regione Umbria per illustrare opportunità e modalità dei bandi del programma di sviluppo rurale 2014-2020, in particolare della misura 16 cooperazione. I dettagli nel servizio di Nicola Torrini. I bandi aperti sulla misura 16 cooperazione del programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2014-2020 sono stati in quest'estate al centro di una campagna informativa promossa dall'assessorato regionale alle politiche agricole e agroalimentari. L'assessore Fernanda Cecchini e i dirigenti della Regione Umbria hanno infatti incontrato imprenditori, stakeholder e operatori del settore in una serie di infoday, ultimo dei quali quello che si è tenuto al centro congressi dell'Hotel Joe di Perugia. Durante questo incontro sono state illustrate le sottomisure 16.3 relativa a sviluppo e commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale e 16.4 su attività promozionali a raggio locale connessa allo sviluppo di filiere corte dei mercati locali. Oltre 5 milioni di euro su due. Sulla misura 16, nello specifico in questo caso la 16.3 e 16.4, per la cooperazione nella programmazione della promozione dell'Umbria attraverso partenariati pubblico-privati e attraverso anche piccoli operatori. E l'Europa ha voluto criteri diversi e cioè che si debba abbinare ad ogni manifestazione, ad ogni evento, il collegamento con le attività turistiche, con di ricezione tipiche del territorio rurale, gli agriturismi, le piccole filiere, le produzioni tipiche locali, e noi crediamo in questo modo di dare una mano a promuovere quelli che sono i veri connotati di un'Umbria che è fatta di arte, cultura, tradizione, fatta anche di tanti buoni prodotti e buone pratiche che arrivano dal territorio rurale. La sottomisura 16.3, con una dotazione finanziaria complessiva di 3 milioni di euro, ha quindi l'obiettivo di mettere in sinergia i piccoli operatori che offrono servizi di ricettività rurale, che per dimensioni e struttura non riescono a mettere in rete, sviluppare e adeguatamente commercializzare i servizi di turismo rurale offerti. Il secondo intervento, la sottomisura 16.4, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro, prevede la realizzazione di campagne promozionali da parte di partenariati che vedano la cooperazione tra aziende agricole locali anche con enti locali. E adesso Festival con il Music Fest Perugia, che prosegue nella sua 11ª edizione, portando nel capoluogo umbro grandi maestri della musica classica e tanti giovani talenti. Sentiamo. Ancora note nell'area del capoluogo umbro con il Music Fest Perugia, che ha dato avvio alla sua seconda sessione di concerti. Il Festival di Musica Classica, diretto da Peter Hermès e dalla pianista Elena Vered, prosegue con il suo programma di eventi e musicisti internazionali. Un palcoscenico unico al mondo perché riesce a far esibire insieme grandi maestri e giovani musicisti e sa stupire ogni anno con nuovi talenti e performance di alto livello. È vero che ogni anno è meglio, ma più diverso. E abbiamo avuto veramente dei maestri internazionali di un livello come c'è da nulla parte quasi. E i nostri giovani sono da morire. C'è veramente ognuno che ha la sua voce, la sua personalità. Tra loro Nathan Lee, 14enne di origini coreane, ma cresciuto musicalmente negli Stati Uniti.
Perugia itself is a really beautiful city and Perugia è davvero una bella città. Abbiamo questo meraviglioso festival dove tutti hanno l'opportunità di esibirsi con grandi orchestre. Non c'è solo una musica stupefacente, ma anche sorprendenti maestri da tutto il mondo. Il piccolo Mozart, come lo chiama Elana, è stata una rivelazione del festival fin dalla prima partecipazione 6 anni fa e continua a riscuotere apprezzamenti e riconoscimenti in molte competizioni internazionali senza perdere la modestia. I disagree. I don't think I'm a prodigy. Io non credo di essere un prodigio. Lavoro molto duramente, imparando dagli altri e dai miei professori. I have an amazing teacher. Il suo professore è stato ed è ancora Sasha Starkevich, co-direttore del festival, a sua volta allievo di Lana, ma tanti sono i maestri che Nathan, così come gli altri 160 ragazzi partecipanti, incontrano nei Master Recital e nei diversi concerti dislocati tra Hotel Brufani Palace, Sala dei Notari e Basilica di San Pietro a Perugia. Questo anno abbiamo tanti professori nel mondo, famosi nel mondo, John Perry, Matti Recalio di Scuola Juilliard a New York, Jerome Lowenthal, John O'Connor, e tutti questi sono molto importanti nel mondo per la musica, per pianoforte. Grandi nomi dunque che gli organizzatori vorrebbero diventassero familiari anche a un pubblico di non addetti ai lavori. Cosa si può fare per avvicinare la gente alla musica classica? I festival sono importanti, sì, certamente. Che vengono al concerti. Abbiamo questi concerti che sono quasi gratis nel sale incredibile. È una cosa divertente anche, non è solo una cosa seria. Abbiamo concerti dove c'è la gioia della musica, che vengono al concerti. Siamo a Gualdo Tadino per la mostra Arte e Follia Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi, protagonista di una speciale visita guidata condotta da Vittorio Sgarbi, curatore dell'esposizione, a bordo di una Fiat 500 fornita da Satiri Auto. Vediamo di cosa si tratta. Pochi mesi ed è già un successo, con le entrate triplicate da quando è stata aperta la nuova strada che porta a Gualdo Tadino. Così, Arte e Follia, mostra dedicata alle opere di Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi, ha un destino che sembra legato al viaggio, sottolineato dalla felice intuizione promozionale di una Fiat 500 fornita dalla concessionaria Satiri Auto, una vettura appositamente brandizzata che per 3 mesi girerà all'Umbria per pubblicizzare l'esposizione, aperta fino al 30 ottobre nella Chiesa Monumentale di San Francesco. E il primo viaggio ha visto al volante il critico Vittorio Sgarbi, che da curatore della mostra stessa si è fatto suo testimonial. Mi pare un'idea che è già stata proposta da artisti per far diventare le automobili opere d'arte, però qui mi pare riuscita bene perché la scritta e la comunicazione della mostra sono legate ai volti di Ligabue e ha una testa di Ghizzardi e hanno su questo fondo bianco una felicità che le trasforma anche dalle ambientazioni scure o di paesaggio selvaggio in cui sono generalmente ambientate, e quindi mi pare felice la riuscita estetica della impronta dei volti contro il bianco della carrozzeria, e la fa diventare più che un'opera d'arte di un artista che la dipinge, uno buono strumento di comunicazione, di attrazione, di curiosità. Noi siamo felicissimi di partecipare a questa iniziativa, perché l'arte deve entrare nei nostri processi aziendali, perché l'impresa a volte viene ispirata dall'arte e l'arte spesso ispira le nostre imprese a creare dei prodotti, ispira gli architetti, nel nostro caso ha ispirato i nostri ingegneri e i nostri designer. Infatti abbiamo deciso di brandizzare 500 proprio perché 500 è la massima espressione, diciamo, dell'arte applicata ad un prodotto di successo. Noi siamo lieti di sponsorizzare questa mostra, soprattutto perché vogliamo avvicinarci alle istituzioni culturali, avvicinare i giovani e promuovere la nostra splendida Gualdo.
Dell'esposizione, come ha ricordato Sgarbi durante un appassionante incontro con il pubblico, fanno parte 80 opere, di cui ben 54 del maestro Ligabue, che cementano la collaborazione del critico con Gualdo Tadino e ne accrescono l'offerta culturale. Un evento che abbiamo fortissimamente voluto e che grazie ovviamente alla grande collaborazione del professor Sgarbi abbiamo portato qui, che ci sta dando grandi soddisfazioni e sta facendo grandi numeri. Arte e follia, parlando del più noto critico italiano, chi è che non può dire che non ci sia anche lui? Sicuramente l'arte del sapere, della conoscenza, ma anche un briciolo di follia, di veemenza. Così era Ligabue e lo era nella sua espressione artistica attraverso il pennello, attraverso la scultura, e Vittorio Sgarbi queste emozioni è in grado di darcele attraverso la parola. Si è conclusa la 33esima edizione del Palio delle Barche a Passignano sul Trasimeno, ad avere la meglio il Rione San Donato, che si porta così a 13 vittorie. Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Con la vittoria del Rione San Donato, il 33esimo Palio delle Barche si tinge di rosso-blu. Il gruppo del Persico, capitanato da Alessandro Castellani, conquista il suo 13esimo palio e supera i Lucci, quelli del Rione Centro 2 e la Rondolina, guidati da Alessio Pedini, che si arrestano a 12 vittorie, dopo le 5 consecutive dal 2011 al 2015. Terzo, Centro Storico La Regina, e quarto, Oliveto. Dopo tanti anni siamo tornati di nuovo alla vittoria, ci abbiamo messo tanto impegno, in particolar modo i nostri rematori Roberto e Rodolfo, che hanno dato veramente l'anima, e siamo molto felici. Quali sono state le difficoltà? Soprattutto il lago era molto mosso, quindi hanno faticato praticamente il doppio e niente, abbiamo fatto il massimo. L'alta temperatura e il vento di scirocco hanno scaldato l'atmosfera. L'adrenalina e il tifo da stadio hanno fatto il resto nell'evento più atteso di Passignano sul Trasimeno. 9 giorni dove sono state organizzate, oltre la gara di oggi, anche altre manifestazioni culturali, enogastronomiche, perché le taverne sono state sempre piene, veramente una cucina formidabile con prodotti del locali e del Trasimeno. L'incendio del castello è stato formidabile, il lancio della sfida ugualmente, turisti passignanesi e anche persone e gente che venivano dai dintorni. Un evento, il Palio delle Barche, che con la sua gara allude a un episodio storico del 1495, relativo alla guerra tra la famiglia perugina dei Baglioni, aiutata dai Della Cornia, e i signori del castello di Passignano, gli Oddi, sconfitti e costretti a scappare barca in spalla per salvarsi. Una fusione tra storia, cultura e tradizione, dunque, che è passata anche per la consegna del premio La Perla del Trasimeno a Franco Moriconi, impegnato, per il ruolo che ricopre, direttore dell'Università degli Studi di Perugia, nella valorizzazione del territorio. Non sono mancati colpi di scena nel dopogara, con il Rione Oliveto retrocesso in quarta posizione dai giudici per non aver effettuato correttamente il giro di boa. Ma i biancoverdi hanno avuto una piccola rivincita, aggiudicandosi il premio per il migliore quadro storico del palio, quest'anno dedicato ai giochi nel Medioevo, avendo portato in scena una pittoresca battaglia dei sassi. Passignano vive con grande intensità queste giornate, fortunatamente, perché noi siamo sempre molto impegnati per cercare di organizzare al meglio questo evento. I protagonisti sono i nostri ragazzi. Uno sportello bancario automatico e virtuale è quello aperto a Sant'Arcangelo di Magione dalla BCC Umbria, la nuova realtà regionale del credito cooperativo nata dalla fusione di Credi Umbria e Credito Cooperativo Umbro. Sentiamo i particolari nel servizio di Nicola Torrini. La sua imminente riapertura era stata annunciata in occasione della presentazione alla stampa di quella che adesso si chiama BCC Umbria.
la nuova realtà regionale del credito cooperativo, nata dalla fusione di Crediumbria e Credito Cooperativo Umbro, ha ora riportato in vita lo sportello bancario di Sant'Arcangelo di Magione, dopo che Unicredit nel 2015 aveva decretato la chiusura della sua storica filiale e del bancomat annesso. Nella frazione lacustre è stata così inaugurata la 30ª filiale della banca, un innovativo sportello virtuale, primo del suo genere in Umbria. Si può fare tutte le operazioni di banca, dagli accrediti ai versamenti, ai prelievi, l'accredito di pensione, un nuovo bancomat, una nuova carta di credito e quant'altro, tutto da remoto, quindi senza personale che opera all'interno di questa filiale, però parlando direttamente con le persone e non solo con le macchine. Quindi un servizio anche facilmente accessibile anche per quelle persone che non hanno molta dimestichezza con le nuove tecnologie. La filiale di BCC Umbria di Via della Sapienza 79 ha al suo interno uno sportello bancomat dove è possibile ritirare denaro ma anche versarlo per un massimo di 200 banconote. Avvertendo l'operatore esterno si può quindi accedere alla banca virtuale vera e propria. Attraverso un monitor ci si relaziona direttamente con il personale della banca che assiste il cliente nelle operazioni e nei servizi richiesti. È una popolazione che d'estate quasi triplica e non dotare di un servizio bancario una frazione con un numero così significativo di utenti anche locali, ma che hanno un numero ancora molto maggiore di in estate perché i turisti sono nei due più grandi campeggi, camping di tutto il Trasimeno, era per noi un grosso elemento di difficoltà anche nei confronti della cittadinanza, per cui insieme al comitato, insieme alla Proloco, insieme ai consiglieri comunali di Sant'Arcangelo abbiamo iniziato una pressione, un'attività che ci ha portato a interagire con la banca Crediumbria, dalla quale abbiamo avuto risposte positive. Siamo stati di parola, prima con gli amici di Sant'Arcangelo che gennaio, febbraio ci avevano posto questa esigenza di andare a riattivare un servizio di cui la frazione era stata privata. Lì abbiamo fatto il percorso quando ancora eravamo Crediumbria, poi finalmente e fortunatamente dal 1 luglio è nata BCC Umbria, frutto della fusione tra due, e siamo andati avanti proprio con gli impegni assunti. Dal 1833 la farmacia Bolli è al servizio del cliente con professionalità e competenza. Aperta tutti i giorni dell'anno dalle 8.30 alle 24, possiede oltre 20.000 referenze e reparti specializzati nella dermocosmesi, omeopatia, fitoterapia, integratori alimentari, prodotti per il bambino, intolleranti al glutine e celiaci. Novità 2015, servizio infermieristico e cabina estetica che fanno della farmacia Bolli un vero e proprio centro salute. Farmacia Bolli 1833. Tradizione e innovazione per la tua salute. Affidabilità, competenza, esperienza. La concessionaria Peugeot Golinelli è il posto giusto dove trovare l'automobile che hai sempre cercato. Professionalità e cortesia accompagneranno la tua scelta tra un'ampia gamma di modelli. Vendita auto nuove, usate e veicoli commerciali. Ugolinelli Peugeot offre anche servizi di ricambio, officina, carrozzeria e finanziamenti. Ugolinelli, muoviti con Peugeot. È arrivato l'appuntamento vintage più atteso dell'estate. Sabato 27 e domenica 28 agosto, il Lungolago di Passignano sul Trasimeno ospita Trasimeno Vintage, il mercato vintage per collezionisti appassionati dove puoi trovare curiosità, oggetti di design, moda e accessori. Fai un salto nel tempo, fai un salto al Trasimeno Vintage. Mantignana in settembre.
La Sagra del Pollo all'Arrabbiata e dei prodotti tipici umbri vi aspetta dal 26 agosto al 4 settembre. Nella 45esima edizione, ancora una volta gastronomia, giochi popolari, attività sportive, musica e serate danzanti. Mantignana in settembre e l'estate continua. Bartolcini, dove c'è amore? Anche quest'anno si è tenuta la seconda edizione della Sagrantino Italian International Balloon Challenge Cup, una spettacolare manifestazione che ha visto la partecipazione di 70 mongolfiere. A rifocillare gli equipaggi ci ha pensato il gruppo Grifo Agroalimentare, sponsor dell'iniziativa. Vediamo le immagini. Siamo qui a Gualdo Cattaneo, al centro Acquarossa. Siamo in compagnia di Ralph Shaw, l'ideatore di questa splendida manifestazione, che ha visto anche il gruppo Grifo Agroalimentare tra gli sponsor. In questo caso l'azienda agroalimentare Umbra ha fornito il latte per le laute e libagioni mattutine dei convenuti. Vediamo quelle che sono le prerogative di questa manifestazione, soprattutto a Ralph Shaw chiedergli come ha fatto a coinvolgere circa 70 equipaggi, credo da tutta Europa, se non da tutto il mondo. Sì, esatto, sono 70 equipaggi, tutti provenienti dall'estero. Ormai questo è il nostro 29esimo anno che noi organizziamo questo evento, anche se sono solo 2 anni che noi siamo qui nella zona del Sagrantino. Ralph, puoi spiegarci quelle che sono le fasi salienti dello stacco, diciamo, o meglio, della preparazione della mongolfiera fino al decollo e poi all'atterraggio? Beh, si inizia sempre controllando le condizioni atmosferiche. Noi abbiamo bisogno di un'assenza totale del vento sulla superficie, che in questo periodo dell'anno è proprio il motivo perché noi lo facciamo proprio a luglio. Quando abbiamo visto che è possibile gonfiare la mongolfiera, inizia la prima fase, diamo un gonfiaggio con aria fredda, in modo che con il telo sdraiato per terra, piano piano questo viene gonfiato solo con una ventola che utilizziamo, e quando l'entrata dell'involucro è abbastanza grande, a quel punto il pilota aziona i bruciatori e dopo la mongolfiera, come che funziona sul principio dell'aria calda, sale, la mongolfiera piano piano si mette in posizione verticale. Ti ringraziamo ancora Ralph per questa opportunità che ci ha dato, ma soprattutto il fatto che abbia scelto il gruppo Grifo Agroalimentare con il suo prodotto d'eccellenza a allietare così il palato dei 70 e più equipaggi che hanno partecipato a questa manifestazione. Grazie ancora. Halt him to retrieve. Siamo qui in compagnia del nostro equipaggio inglese. Grifo latte ad alta quota. Adesso tradizioni con la presentazione a Perugia della rievocazione storica della donazione della Santa Spina, organizzata dalla Proloco Montonese e celebrata nel borgo medievale umbro da 55 anni. Sentiamo Cristina Biondi. Baby in the basket,
Nel 1473 il condottiero Carlo Fortebracci, figlio di Braccio Fortebraccio, mentre combatteva per la Repubblica di Venezia, ricevette in cambio delle sue imprese una spina della corona di Gesù Cristo, che a sua volta portò in dono al popolo di Montone. È da qui che nasce la rievocazione storica della donazione della Santa Spina. Organizzata dalla Proloco Montonese e celebrata nel borgo medievale Umbro da 55 anni, la manifestazione è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Da domenica 14 agosto fino a domenica 21 agosto, la settimana si svolge con la sfida tra i tre rioni di Montone, Porta del Borgo, Porta del Monte, Porta del Berziere. La sfida consiste nei bandi di sfida del lunedì 15 agosto, poi prosegue per il martedì 16 agosto con la gara di tiro con l'arco e poi nelle serate successive ci saranno le rappresentazioni medievali che i rioni hanno preparato durante l'inverno, sia le rappresentazioni medievali che i bandi di sfida saranno giudicati da una giuria di esperti che ne giudicheranno la storicità, l'interpretazione e la scenografia. Il sabato sera sarà decretato il rione vincitore, che leggerà la propria castellana, figura che rappresenta Margherita Malatesta da Rimini, moglie di Carlo, e riceverà il palio della Santa Spina. La festa, che ogni sera aprirà anche le taverne rionali dalle 19:30, si chiuderà domenica con il corteo storico e l'ostensione del reliquiario contenente la Santa Spina. La rievocazione quest'anno sarà arricchita anche dalla mostra La Pergamena di Montone, che darà il via alla manifestazione. Allestita nel Museo Civico di San Francesco in occasione dell'ottocentenario della Pergamena, l'esposizione sarà visitabile fino al 31 dicembre. Una mostra molto importante perché la Pergamena è il primo documento del nostro archivio storico e risale al 1216. Quindi abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Città di Castello proprio per restaurare questo documento importante, dove c'è anche il primo sigillo raffigurante il Grifo di Perugia. È un documento che ricorda la sottomissione di Montone a Perugia avvenuta nel 1216. È un pezzo davvero importante anche per la memoria locale di Montone e che ricorda però anche gli stretti rapporti che ci sono sempre stati tra Montone e Perugia. Questa iniziativa, curata magnificamente dal professor Bartoli Angeli, dà un'occasione in più per approfondire un pezzo di storia non soltanto della contea di Montone, ma proprio della nostra attuale regione. Per la rubrica Focus Aziende ci occupiamo della concessionaria Central Car di Perugia, che ha partecipato all'evento Donne e Motori a Umbra Fiere di Bastia Umbra. Vediamo. È tornata a riempire i padiglioni di Umbra Fiere a Bastia Umbra Donne e Motori, la kermesse motoristica che mancava dalla scena da ben 18 anni. Sarà anche per questo che ha generato interesse e un grande successo di pubblico, con visitatori provenienti anche da fuori regione. 50.000 i metri quadri utilizzati per le esposizioni di automobili, per i service, gli spettacoli e gli eventi nell'evento. Nel polo fieristico, spazio a moto, automobili e veicoli commerciali, naturalmente, presentati dalle più importanti concessionarie dell'Umbria. Tra queste, al padiglione 9, la Central Car, l'azienda guidata da Ettore Pedini, che ad oggi conta oltre 40 dipendenti, dislocati tra le quattro sedi di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello, e che commercializza auto a marchio Jeep, Kia e Citroen. In esposizione le ultime novità di queste case automobilistiche, ma non solo. Nella tre giorni dell'evento, infatti, i visitatori hanno potuto provare l'ebbrezza della Formula 1 e del rally con i simulatori da corsa o assistere a spettacolari esibizioni di stuntmen. Non sono mancati ospiti illustri come l'ex pilota di Formula 1 Gianfranco Fisichella e il dottor Costa, ovvero Claudio Marcello Costa, il medico italiano noto al grande pubblico per essere stato il fondatore della clinica mobile in MotoGP. Ma c'erano anche Claudia Peroni, madrina dell'evento, e Cinzia Mammoliti, criminologa esperta in violenza psicologica, che ha tenuto un dibattito sul tema, affrontato in più occasioni nel corso della kermesse.
E poi ancora i club d'auto, la Fondazione Marco Simoncelli e tante altre associazioni no profit impegnate a combattere bullismo e violenza sulle donne. Donne Motori è stato dunque un grande contenitore, vetrina privilegiata per le concessionarie che, come Central Car, guardano oltre la pura vendita di automobili. Continuiamo con il nostro focus sulle aziende umbre e parliamo della ditta Pesciarelli Edilizia di Magione, che ha eseguito un intervento di ampliamento e ammodernamento al Faliero a Montebuono di Magione. Vediamo il risultato nel servizio. Materiali edili, termoidraulica, rubinetterie, idrosanitari, arredi e componenti per bagno. La ditta Pesciarelli di Magione è da 50 anni leader nel campo dei materiali da costruzione, nell'architettura di interni ed esterni e nei sistemi di riscaldamento e climatizzazione. Il raggio d'azione della Pesciarelli Edilizia è di 75 km tra Umbria e Toscana, dove serve 7.000 clienti specialisti e 1.000 clienti privati ogni anno. Tra gli ultimi interventi eseguiti c'è quello di ammodernamento e ampliamento dell'hotel Trattoria Faliero a Montebuono di Magione. Abbiamo consigliato dei materiali innovativi. Il primo, quello sul terrazzo, con praticamente un'azienda, la Schüttler, un'azienda tedesca, per quanto riguarda l'impermeabilizzazione, con il sistema DITRA, un tappetino che non ha bisogno di giunti strutturali per grandissime superfici. Poi il grande intervento è stato fatto sulla facciata, dove sono state dalle semplici mattonelle realizzati dei pannelli in finto legno dietro una progettazione nostra realizzata da un'azienda che è Hyper Service. La particolarità di questo rivestimento è che sono tre piastrelle sovrapposte, incollate da una colla particolare a forte tenuta, dietro a uno stampo consigliato all'azienda realizzatrice dall'azienda Pesciarelli, abbattendo fortemente i costi, intorno ai 30 euro al metro quadro. Alla ditta Fagiolari di Moiano il compito di eseguire i lavori. Abbiamo creato una struttura all'esterno moderna, con le nuove tecnologie di adesso, quindi materiali nuovi. E poi all'interno abbiamo ricalcato la loro vecchia struttura, quindi abbiamo usato dei materiali più antichi, diciamo, come mattoni, isolai in legno, per ricalcare un po' la loro storia da sempre, quindi. La gran soddisfazione è che abbiamo mantenuto, diciamo, la tipologia, anche perché io e il fratello siamo sempre abituati a seguire in prima linea, oltre al lavoro stesso, anche il cantiere. Tutti ci fanno i complimenti perché è bello, la ditta Pesciarelli ci ha rifornito il materiale, no? E sono contenta di questo. Il fatto che loro già 50 anni fa erano nostri clienti e oggi la seconda generazione tornano ad essere nostri clienti importanti, per noi è stato un motivo di soddisfazione. La puntata termina qui. Vi ricordo che potete rivedere i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguire l'attività della nostra agenzia su Facebook, Twitter e Google+. Da Rossana Furfaro e dalla redazione di Avinews è tutto. Non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento con i programmi della rete. Your line is busy, all that buzzing makes me dizzy, 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 dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had with swingers, 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 swingers. Your line is busy, all that buzzing makes me dizzy, 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 dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had.